oggi stiamo provando ad andare a Villa Pastore. In memoria di Elisa Pastore. Questo, no, questo io l'ho visto. Io questo l'ho visto fino al rosso. Fino al rosso, te lo giuro. Te lo giuro, ha fatto una brillata. Sta brillando. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a Nuovi TP. Oggi stiamo provando ad andare a Villa Pastore. A Villa Pastore. Poi dopo vi racconteremo la storia. Faremo alcuni cenni storici, faremo un sopralluogo e un'indagine. Diurna ovviamente, perché stasera siamo in tour in Piemonte e stasera dovremo tornare verso la Toscana, la base. Verso base. Speriamo di riuscire ad accedere qui, perché ovviamente non sappiamo bene come si può entrare. Andiamo. Ragazzi, siamo qua, però lì c'è un'abitazione e il posto è là. Penso che dovremmo passare di qui. Ragazzi, abbiamo appena trovato il posto. Cioè, veramente imboscato, Porco cane. Ragazzi, l'abbiamo trovata. Questa tomba commemorativa. In memoria di Elisa Pastore. Adesso ragazzi ci troviamo qui davanti a questa tomba commemorativa e Arianna vi racconterà un po' la storia leggendo dei reperti storici. Allora, si dice che la villa Pastore, è stata edificata attorno all'Ottocento e la casa viene divisa in due edifici. Esatto, quello e poi quell'altro. Sono due, di fronte all'altro. Di questa famiglia non si sa quasi nulla, nemmeno l'origine. Ma il cognome è Pastore per l'appunto. L'unica notizia inconfutabile è che la figlia di nome Elisa Pastore, all'età di solo 2 anni, nel luglio del 1873, morì per tubercolosi. All'inizio questa malattia non si conosceva, quindi era chiamata una febbre militare. Esatto. Il fatto sta che dopo un paio di anni anche il fratello morì per cause ancora incerte. E lui aveva 14 anni, 13, 14 anni. 13 anni. Ok. Ovviamente, come ben sapete, questa è una tomba commemorativa. Quindi il corpo di questa bambina, Elisa, non si trova qui. Si trova in un cimitero insieme al fratello, perché quando loro morirono era uscita la legge che non si potevano più seppellire i membri familiari attorno alle proprie case, alle proprie ville. Esatto. Quindi però i genitori cosa hanno fatto? Hanno voluto fare una tomba, una lapide in ricordo suo. Questa. E come potete vedere, alla memoria di Elisa Pastore, fanciulletta Vienne, vispa ed amorosa. Spenta in questa villa dalla febbre militare. Da febbre militare, quindi la tubercolosi, nel primo luglio del 1873. Sì. E il ragazzo come è morto? Il ragazzo si dice che è morto perché mentre stava suonando il pianoforte dentro la villa gli è cascato tipo un pezzo di tetto, non si è capito bene anche qua che cosa gli è cascato, e quindi è morto. Una trave, un qualcosa. Un crollo della struttura forse. Esatto, ci potrebbe essere stato. Sì, un crollo della struttura. Vabbè, quindi i corpi di questi due ragazzi, di questa bambina e del ragazzo, ovviamente non si trovano qui, però non è detto che magari le entità, le presenze di loro siano qui, quindi poi vedremo facendo l'indagine cosa ne esce fuori, quindi venite con noi. Ok ragazzi, adesso inizieremo con l'indagine esattamente in questa zona, poi proveremo a spostarci un po' verso i due ruderi che sono rimasti, dove è possibile ovviamente muoversi. Vediamo se c'è qualcuno che vuole comunicare con noi. C'è
c'è per caso Giovanni qui con noi? Quel ragazzino che è stravolto dalla torretta in un crollo. Qualcuno ha su notizia di lui. Elisa, ci sei? C'è qualche bambino che ci sta sentendo. Può avvicinarsi a noi, per favore? C'è qualcuno che vorrebbe parlare con noi, per favore? Avvicinati a noi, non vi facciamo del male. Elisa Pastore comunque era una bimba piccolissima, aveva 2 anni, quindi sarebbe molto difficile interagire con lei. Elisa, se ci sei, puoi darci un segnale della tua presenza? O provare ad avvicinarti a questi strumenti con la luce, con la lucina verde. Basta che ti avvicini e si illumina in base alla tua potenza, dal verde al rosso. C'è qualcuno della famiglia Pastore qui? Elisa, per favore, vorremmo prima comunicare con te. Adesso magari accenderemo uno strumento che vi permette di parlare. Potrete comunicare con quello. Raccontarci la vostra storia. Ma sì. Io pensavo stavi per svenire, che stavi avendo un calo. No, non è un calo questo. Non è vero, ci stai un attimo. Ragazzi, allora, praticamente Francesco è appena stato male. Cioè, gli è successa una cosa stranissima. Non è che è stato male, è una situazione stranissima. Mamma mia, mi ha fatto paura, guarda. Ma ha girato la testa, cioè un congelamento di testa. E poi ho avuto tipo come se barcollassi. E avuti i brividi dietro la schiena? E mi sono sentito come se avessi. Non lo so, non lo so spiegare. E poi ho avuto tutti i brividi addosso. Braccia, te l'hai visto? Sì, sì, avevi la pelle d'oca. Sulla schiena. Una cosa strana, non mi è mai successa. Sì, ma è una cosa di 5 secondi, niente. Ho capito, però mi hai spaventato. Eri così, barcollavi, facevi così. Non so. Come se, non so, venisse oltrepassato da qualcosa e mi ha lasciato un po' debole. In quel momento ho avuto della pelle d'ossa addosso. Non è una cosa che non mi è mai successa, stranissimo. Ma guarda che, cioè, almeno non è un calo di zuccheri, che sto bene. È una cosa strana. Non voglio che prendano in continuazione i marini giù da noi. Se c'è qualche entità, qualche presenza qui, se continuerei l'indagine, dai. Tanto sto bene. Per fortuna non era niente di che. Farei la sessione. Facciamo la sessione, la sessione, dai. Taponica, dai. C'è qualcuno qui? Sì. Mi puoi dire chi sei? No. Facevi parte della famiglia Pastore? Cosa vuoi? C'è Giovanni qui? Chi è che ha trapassato Francesco prima? Fermo, madre. Comunque ripeto, quello che mi è successo prima era una cosa stranissima. Veramente strana. Qualcuno ha provato a mettersi in contatto con Francesco? No, non in contatto, è una cosa come volesse. In contatto fisico? Contatto fisico, prendimi energia. Non ti dico possedermi, no.
Non credo che no. Ci mancherebbe, spero di no. Volevi provare ad avere un contatto con me? Non prendere l'energia da me. Non prendete l'energia da noi, soprattutto. Prendete l'energia dagli strumenti, per favore. Non ci facciateci del male. E nemmeno noi facciamo del male. Siamo in pace. Volete che proviamo ad andare verso quella struttura per rudere la vostra dimora? Oh madonna, sto facendo. Che brillata! Cosa? Questo, no, questo io l'ho visto. Io questo l'ho visto fino al rosso. Fino al rosso, te lo giuro. Te lo giuro, ha fatto una brillata. Sta brillando. Omo, era fino al rosso. Sì? Sì, ho visto due tacche prima. Sì, che ha brillato. Sì. Io l'ho visto dopo. Fida, si è brillato. C'è qualcuno? Lo sai che mi sento più sicura qui dentro? Sì? Sì. Mi sento più sicura qui dentro io. Questa cosa potrebbe essere? Questa deve essere una chiesetta. No. Sì, sì. Ma però può essere, guarda lì. È una chiesetta questa. Secondo me è una chiesetta, guarda. No? Sì, è vero, guarda sopra lì, no? Sì. Davvero? Questa, ragazzi, era la chiesetta. Ecco perché mi sento più tranquilla. Cosa ti ho detto? Mi sento più tranquilla qui dentro. Però lì si è illuminato, non ti stavamo qua, venendo qua. C'è qualcuno qui? C'è qualcuno che è legato alla famiglia Pastore? Mi sento più tranquilla anche qui dentro. Io sto bene qui dentro. Ci deve essere qualcosa che è lì fuori che non mi piace. Volete continuare a parlare con noi? Con quello strumento di prima? C'è qualcuno qui? In questa che sembrerebbe una chiesetta, una cappella? Sì, sicuramente è una cappella familiare questa. Sembra molto una cappella. Perché poi c'è la torre, magari il campanile. C'è qualcuno? Eri te prima a farmi illuminare lo strumento? Al di fuori di questa struttura? Che aria gelida. Sai cosa penso? Che ci stanno pianendo. A parte quello. Dopo purifichiamoci. Iniziano a piacere più sto posto. Ah, senti tu? Una voce? Inizia a non piacermi più qui dentro. No, assolutamente no. Ho sentito una voce femminile di là, eh? Non ti sento veramente. Volete che ce ne andiamo? Franci? Vuoi che andiamo via? Sì. È un bambino. Ha detto sì. Ha detto sì, vuoi che ce ne andiamo?
Ok, allora sarete accontentati, dai. Giusto così, è giusto che rimaniate in pace e vi lasceremo tranquilli, dai. Anche perché poi è pure una bambina, quindi non voglio... Sì, no, non voglio dare fastidio. Giustamente, voglio che riposino in pace, dai. Vi ringraziamo comunque per aver comunicato con noi. Non sappiamo ovviamente cosa ci avete detto. Qualcosina l'abbiamo capito, comunque in tal caso vi ringraziamo, andate in pace e vi preghiamo di non seguirci e rimanete qui. Ragazzi, abbiamo appena finito l'indagine, dopo quasi 2 ore, se non di più, tra sopralluogo, tensioni, un K2 e Ghost Box, credo che basti così. Qualcuno ha comunicato con noi, ne siamo sicuri, abbiamo avuto anche le sensazioni particolari, soprattutto di qua, in questo punto qui. Situazione che non so spiegare, non dico, non voglio dire una cavolata, ma come se mi avessero trapassato. Sì, mi dispiace dirlo, ma secondo me è una sensazione così, stranissima, non la so spiegare. E poi dopo ho avuto dei brividi pazzeschi dietro. Lì si trova la tomba commemorativa di Elisa Pastore, la ragazzina di 2 anni, più che ragazzina, bambina di 2 anni, in ricordo suo. Abbiamo fatto una sessione qui e una sessione nella chiesetta, probabile, non si sa. Comunque a livello energetico c'è qualcosa, si percepisce molto un'aria a tratti non tanto bella. A tratti pesanti, a tratti un po' leggera, tranquilla. Esatto. Vediamo cosa è uscito fuori dalla sessione, Crossbox. Spero che sia uscito fuori qualcosa di interessante, vediamo se questa leggenda sia veramente vera. E niente, che dire ragazzi, l'indagine finisce qui, il video finisce qui, vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi, commentate e alla prossima, ciao! Ciao!